Che serata di cultura qui al Pedro questa sera. Abbiamo appena assistito allo spettacolo teatrale di Marika Tesser, che si è esibita qui con il suo spettacolo della passione di Tina. Allora raccontaci, parlaci di questa passione di Tina. Di cosa vuoi che ti parli? Di Tina Modotti, dello spettacolo come è nato, dell'esperienza di questa serata? Sì, perché allora, valeva la pena raccontare questa storia? Sì, valeva la pena perché, innanzitutto perché la storia di Tina è molto ricca, è una sorta di romanzo, e secondo me chiunque ci si avvicini ne resta stupito, perché si ha a che fare con una donna che ha cominciato a girare il mondo fin da giovanissima, da piccola, vuoi per necessità familiari, trasferendosi fin dall'infanzia in Austria con la sua famiglia, e poi da giovanissima andando a vivere negli Stati Uniti appunto per cercare lavoro e ricongiungendosi al padre che già era andato lì qualche anno prima. E una donna che lì negli Stati Uniti poi ha, diciamo, cercato il suo posto nel mondo attraverso varie esperienze, dal cercare di fare l'attrice, addirittura prima in piccoli teatri, nelle piccole compagnie di Little Italy, nella zona di San Francisco, poi trasferendosi a Los Angeles, provando a lavorare anche come attrice ad Hollywood. Intanto era una donna che faceva di tutto già negli anni 20, e questa non era poca cosa, perché viveva in un mondo in cui, insomma, le donne erano ancora considerate delle bambole, anche adesso, cioè, non solo allora, però allora lei portava i blue jeans, lei fumava, lei aveva relazioni con uomini di tutte le età, di tutte le estrazioni sociali, con donne anche, e non si è mai preoccupata di nascondere il suo desiderio, la libertà in cui voleva vivere la sua vita. Quindi è affascinantissima, secondo me, proprio per il modo in cui lei si è avvicinata ad ogni fase della sua vita, e per l'amore, l'ardore, proprio l'entusiasmo con cui ha affrontato ogni occasione che le si è presentata davanti. Questo mi ha affascinato molto di lei, perché è come se avesse vissuto a 100 all'ora tutto, gustandoselo, amandolo. Infatti tu hai rappresentato una donna estremamente emotiva, ma c'era anche un conflitto dentro di lei fra arte e lavoro, e non so se riguarda solo il periodo di Mosca, che in particolar modo tu hai descritto, o tutta la sua vita. No, secondo me riguarda proprio tutta la sua vita, cioè questa sua necessità di essere sempre presente ed essere presente per gli altri, molto. E questo bisogno anche invece di prendere del tempo per se stessa e di elaborarlo, questo tempo di capirlo, e lei proprio non, secondo me, lo ha scritto poi molto chiaramente in una lettera, che in uno spezzone che ho anche riportato, cioè è come se io non sapessi se dedicarmi di più alla vita o dedicarmi di più all'arte. Ma che differenza c'è tra le due cose? Ma come faccio a mescolare le due cose? Forse le mescolo in modo sbagliato, nella mia vita ne metto troppa di arte e poi alla fine quello che potrei dedicare della mia vita all'arte non riesco a farlo. E nell'ultimo periodo questo conflitto, cioè nell'ultimo periodo, negli ultimi, diciamo, più o meno 10 anni della sua vita, lei ha scelto di non dedicarsi più all'arte, ma di dedicarsi alla lotta, al partito, alla partito, sì. E secondo me perdendo molto. È stata una scelta sbagliata. Sbagliata, perché è stata la sua scelta, cioè non è che voglio essere qui per giudicare o criticare le scelte di qualcuno, tantomeno le sue, però sapendo dove ha vissuto, con chi ha vissuto, con chi ha lavorato e con chi ha collaborato, in quale periodo, mi sono posta, come tante persone, delle domande alle quali sinceramente non so dare risposta. Ma Tina Modotti sapeva che cosa succedeva alle sue spalle in seno al partito? È possibile che proprio lei, che era tra le spie del partito, una che doveva portare dispacci, lettere a destra e manca, ordini di esecuzione, sapeva che cosa succedeva in Russia nel 1933, ad esempio, cioè, quando lei andava in giro da una capitale all'altra sostenendo Stalin e i compagni?
Cioè, com'è possibile che non si rendesse, che delle persone così vicine al potere non si rendessero conto di che cosa stava succedendo? È amato anche un uomo che era contrario a tutte le dittature. Ha amato, anche lì Giulio Antonio Mella è un uomo notevole. Una donna piena di contraddizioni, perché in qualche modo amava di lui. Perché pure l'omicidio di Mella è un'ombra nella sua vita, cioè addirittura chi sostiene che lei sapesse chi fosse l'assassino. Addirittura si pensa che l'assassino sia stato quello che poi è diventato il suo compagno degli ultimi anni di vita, degli ultimi 10 anni di vita. Comunque lei era legata a quest'uomo, Vittorio Vidali, che già all'epoca tutti sapevano chi fosse, come agisse in seno al partito. Hemingway di lui scriveva che molto probabilmente aveva la pelle tra l'indice e il pollice ustionata, a furia di premere il grilletto e di eseguire condanne capitali, cioè di sparare in testa alla gente. Stai con una persona così, cioè, poi ci sono anche delle testimonianze che raccontano di lei che in alcuni momenti, cioè in un momento in particolare, pare abbia detto a lui, perché non era d'accordo con un prigioniero, pare che gli abbia detto: senti, ammazzalo appena puoi, qualcosa del genere, non ricordo le... Però sì, una donna piena di contraddizioni, però viva, vera in tutto, sì. Dai dai dan did did dai da did did dan did did dai da did did dan did did dai da did 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 dai.